E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dal pacco postale. Ovviamente, come vedete, come sempre, qui abbiamo un bel pacco, anche abbastanza grandicello. Andiamo subito ad aprirlo insieme, facendoci aiutare dal fedelissimo, ormai famosissimo, Minato. E andiamo a fare breccia nella confezione. Vi anticipo già che il contenuto di questo pacco si è fatto attendere in una maniera impressionante, e non per colpa del venditore, della spedizione o cose simili, ma perché è stato molto difficile da trovare, almeno alle condizioni in cui lo cercavo io. Comunque andiamo subito ad aprire e bando alle ciance, o ciance alle bande, e vediamo un po' cosa si nasconde in questo pacco. Oh, bene, vediamo un po' subito, mega spoiler, questo pacco è pieno di Transformers, ma c'è un grosso ma, ragazzi. Allora, comunque vediamo gli ospiti velocemente. Abbiamo Offroad, eccolo qui, della seconda serie, ovviamente prodotto dalla Hasbro, la grandissima Hasbro. Ora ne dirò un paio su questa Hasbro. Comunque questo è Offroad, mettiamolo qui. Andiamo a prendere l'altro, cioè Breakdown, eccolo qua. Questi sono tutti autoveicoli, sono tutti autoveicoli, quindi automezzi, e sono quelli che preferisco sinceramente. Quindi Breakdown, altro fantastico Transformers, mettiamolo qui, sempre seconda serie. E ultimo, ma non ultimo assolutamente, abbiamo Dead End, eccolo qua, un altro fantastico Transformers che si trasforma in auto sportiva rossa, fantastico. Allora, mettiamoli qui e ora vi spiego un po' di cose. Perché è stato difficile trovare questi Transformers? Perché la carissima Hasbro, dopo aver distribuito la prima serie nei negozi di giocattoli a macchia d'olio, ne ha distribuiti un sacco, erano pieni i negozi di questi Transformers a prezzi abbordabilissimi, ha deciso, non si sa per quale motivo, ha tirato fuori scuse di qua e di là, di non importare nei negozi di giocattoli italiani e credo anche europei la seconda serie dei Transformers. E voi direte, vabbè, ok, ci può stare. Sì, ci può stare finché le serie fossero state scollegate. Ma se nella prima serie vi sono 4 pezzi su 5 per comporre il Transformers combinabile gigante, e poi l'altro pezzo va a finire nella seconda serie, cosa succede? Lasci il combinabile a metà, non fregante assolutamente nulla. Forse l'Hasbro non ha capito che questi Transformers non sono solo per bambini, ci sono anche appunto collezionisti come me che appunto avrebbero gradito anche la seconda serie nei negozi per completare il combinabile. Ora cosa è successo? Qui ci sono solo questi tre che compongono Menasor, quello fatto tutto di auto, il cattivone che abbiamo visto l'altra volta, di cui Motor Master è il corpo centrale, e eccolo qui Dragstrip, quello che c'era nella prima serie, fa da braccio o gamba. E quindi adesso almeno il Menasor io l'ho completato grazie a questi Transformers. Ma mi manca un ultimo pezzo per completare Superion, se vi ricordate, il Transformers combinabile fatto da velivoli. Quello che manca è Airride, e purtroppo non sono riuscito a trovarlo. Questi qui li ho trovati da questo venditore italiano, che per fortuna li aveva ad un prezzo abbordabile, ovvero 24 euro l'uno. È un po' di più di quanto avrei voluto spendere, dato che la prima serie li ho pagati 19 euro l'uno. Però ragazzi, mi sono dovuto accontentare, dato che questi qui diventeranno sempre più rari da trovare in Italia, in Europa. Si troveranno solo dall'America, e anche lì ci faranno la cresta sapendo di questo fenomeno, bruttissimo fenomeno. Per quanto riguarda Airride, l'ho dovuto ordinare dall'America, spero non ci siano problemi. L'ho trovato a 34 euro compresa spedizione, una cifra altissima, ma mi sono dovuto accontentare perché volevo assolutamente completare questi due mega Transformers e togliermeli davanti. Per un bel po' sarò soddisfatto assolutamente per quanto riguarda i Transformers. Comunque ragazzi, insomma, questa brutta storia della Hasbro non me la sarei mai aspettata. Infatti io stavo aspettando fino all'ultimo che apparissero nei negozi di giocattoli italiani, sugli scaffali dei negozi, ma purtroppo è stata rivelata in vari forum di Transformers e anche nella pagina Facebook che
questa seconda serie non sarebbe mai arrivata in Italia. Assolutamente incredibile. E quindi ragazzi, se volete completare Superion e non avete comprato ancora nessun Transformers, e se non avete soldi da spenderci, comunque abbastanza soldi da spenderci, se li volevate ad un prezzo economico, lasciate perdere ragazzi. Vi consiglio ufficialmente di lasciar perdere questa serie di Transformers, perché la distribuzione italiana della Hasbro è assolutamente inaffidabile. Mi dispiace tantissimo dirvelo, ma è la triste verità. Comunque ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' se comunque volete le recensioni sempre infrasettimanali di questi, che non andranno al posto della solita recensione del venerdì. Lasciatemi un commento qui sotto per farmelo sapere, anche con la vostra opinione in tutta questa storia della Hasbro. Lasciate comunque il mi piace se il video vi è piaciuto, e come al solito, se volete far vedere questo video a qualcuno, anche per avvisarlo di questa triste situazione, o se semplicemente volete aiutarmi, condividete questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Off-road, breakdown e dead end, e collezionate sempre.